Consigliere Piani, la città di Vigevano in provincia di Pavia non passerà per ora alla città metropolitana. Per quale motivo invece sarebbe stato utile questo passaggio? Ma allora, diciamo che al momento questa possibilità gli è stata negata anche a fronte del parere stesso espresso dalla città metropolitana, che come ente ancora in fase embrionale, quindi un ente che al momento esiste sulla carta ma non è ancora ben definito, la città metropolitana stessa appunto ha deciso di tergiversare un attimino, di aspettare proprio perché non riescono al momento a capire quali potrebbero essere per loro le conseguenze e l'impatto che potrebbe avere un comune grande come il comune di Vigevano, quindi 60.000 abitanti, all'interno della città metropolitana, quindi che peso potrebbe avere, quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale ingresso della città di Vigevano nell'area metropolitana. Sicuramente i cittadini di Vigevano si sentono più vicini probabilmente alla provincia di Milano che non alla provincia di Pavia, per cui questo potrebbe essere soltanto uno stop temporaneo, e poi chissà, magari in un futuro ci potrebbe essere la possibilità. Diciamo che al momento questa possibilità non è delineata per i motivi che abbiamo appunto appena detto. Diciamo, la città metropolitana sembra non essere pronta, a quanto dichiarato, ad accogliere un comune grande come il comune di Vigevano. Ecco, ma oltre la volontà dei cittadini di Vigevano, ci sarebbero anche dei vantaggi di altro tipo, per esempio di carattere infrastrutturale o altro? Ma probabilmente sì, nel senso che comunque il sindaco Sala ha fatto la sua campagna elettorale sicuramente spinto dal desiderio di entrare in città metropolitana, anche per questioni sicuramente di altro carattere, anche se dobbiamo comunque ricordarlo che mentre in provincia di Pavia il comune di Vigevano, essendo un comune comunque abbastanza grosso, ha un suo peso, in città metropolitana finirebbe comunque nella periferia, per cui con un peso probabilmente inferiore. Però bisogna anche giustamente tener conto della volontà dei cittadini, che evidentemente si sentono, come ho già detto, più vicini a Milano che non a Pavia, ecco. Quindi, per finire, visto che la Lega si era già mossa in passato a favore di questo passaggio, cosa farete in futuro? Ma in futuro probabilmente verrà riproposta questa richiesta, attendendo sempre appunto i tempi dettati dalla città metropolitana stessa. In questo caso è stata la città stessa a dare uno stop a questa richiesta, per cui in futuro sarà magari possibile riprendere in mano la cosa. Al momento questa possibilità però non c'è, ecco.